Benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo insieme la focaccia dello zufalo. Vediamo insieme gli ingredienti. 350 g di farina, 50 g di burro, una patata e mezza, 2 cucchiai di zucchero, un pizzico di sale, acqua quanto basta, una bustina di lievito. Ora mescoliamo insieme farina, lievito, e lo zucchero. Abbiamo fatto bollire le patate, le abbiamo sbucciate e ora, dopo averle schiacciate, le uniamo al composto. Facciamo sciogliere il burro a fuoco medio. E ora aggiungiamo un pizzico di sale e iniziamo ad impastare. Aggiungiamo l'acqua quanto basta. Dopo aver impastato per qualche minuto ed aver ottenuto un composto omogeneo, lo copriamo con un canovaccio e lo lasciamo riposare per qualche ora. Dopo alcune ore di lievitazione, ecco il risultato. Stendiamo la pasta in una teglia. Guarniamo con olive e rosmarino e inforniamo per 45 minuti a 175 gradi. A metà cottura aggiungiamo anche 2 fette di lardo. Dopo 45 minuti la nostra focaccia è pronta, la tagliamo e la serviamo in tavola.